Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego quali sono i segni della rinite vasomotoria. La rinite vasomotoria è una forma di rinite non allergica che è caratterizzata da sintomi simili a quelli della rinite allergica, ma non è causata da allergie. I segni e i sintomi tipici della rinite vasomotoria includono congestione nasale. Uno dei sintomi più comuni è la congestione nasale, che può rendere difficile il respiro attraverso il naso. Secrezioni nasali. Puoi avere un aumento della produzione di muco nasale, che può essere chiaro o leggermente più spesso rispetto a quello prodotto durante un raffreddore. Starnuti. Alcune persone con rinite vasomotoria possono sperimentare starnuti frequenti. Prurito nasale. Il prurito all'interno del naso può essere un sintomo presente. Rinorrea posteriore. Questo è il gocciolamento del muco dalla parte posteriore della gola, che può causare tosse o raucedine. Cambiamenti stagionali minimi o assenza di allergie. A differenza della rinite allergica, la rinite vasomotoria non è legata a specifici allergeni stagionali come polline o muffe. Trigger ambientali. I sintomi della rinite vasomotoria possono essere scatenati da fattori ambientali come il fumo di sigaretta, gli odori forti, le variazioni di temperatura, l'aria secca o umida e l'inquinamento atmosferico. Sintomi persistenti o ricorrenti. La rinite vasomotoria può comportare sintomi persistenti o ricorrenti che possono durare per settimane o mesi. Poiché i sintomi della rinite vasomotoria possono somigliare a quelli della rinite allergica, può essere difficile fare una distinzione basata solo sui sintomi. La diagnosi della rinite vasomotoria di solito si basa sull'esclusione di altre cause, come allergie o infezioni, e sulla valutazione clinica effettuata da un medico o uno specialista ORL, otorinolaringoiatra. Il trattamento della rinite vasomotoria può includere l'uso di spray nasali corticosteroidi o antistaminici, a seconda dei sintomi e della gravità. In alcuni casi, il medico può raccomandare interventi chirurgici o procedure minori per alleviare la congestione nasale persistente. Tuttavia, il trattamento della rinite vasomotoria può essere sfidante e richiede spesso una gestione a lungo termine dei sintomi. Consulta sempre il tuo medico per una diagnosi accurata e un piano di trattamento appropriato. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile, alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.